avvistare le rondini era segnale antico per i marinai che fra poco, dopo il lungo tempo passato in mare, ci sarebbe stata la terra. Simbolo di buon auspicio dunque le rondini. Vediamo se è vero sul campo, pardon, su rotaie. Con la vaporiera un cincinino rosa. Han fatto il film Operazione Sottoveste col sommergibile tutto rosa? Ecco, ora tocca a Aloysius, causa camerina bizzosa che necessita riscaldamento. Come? Ok, consiglio ricevuto. L'alleata carriola CH4 in un lampo, beh, non proprio visto che va a metano, mi porta a Palazzolo. Torno sempre di buon grado alla pacata atmosfera di questo scalo. Beh, facciamo stazioncella ormai, pur se con dirigente presente. Su separati binari, a capolinea la tratta per Paratico, dove si annoiano, non per colpa loro o dei volontari che li accudiscono, sia chiaro, dove si annoiano i rotabili storici della FBS. Bella ed elegante, più che centenaria, costruzione Breda anno 1911, ultima revisione nel 2011 a Moretta, dopo 2 anni ferma per un cretto nel forno. Francesco Valerio, macchinista di Fondazione FS e già veterano del vapore, provvede a staccare la loco. Salgo in cabina. Inizia la manovra del salto della locomotiva. Arrivati oltre i deviatoi del quarto binario, Arturo Paruscio, maestro del vapore, retrocede sul quinto binario. Sempre intento alla loco, manovra tutta sul fascio binario per Paratico, che non interferisce con i movimenti sulla Bergamo-Brescia. Devi dare un colpetto.
Matteo davanti? Sì, appena davanti. Superate carrozze e deviatoio d'inizio, linea verso Paratico, inversione e via ad agganciare il treno, disposto per un'altra corsetta su Paratico. Oggi di circondati da ogni comodità e tecnologia, veder rivivere questo mondo così diverso di fuochisti e macchinisti in usi neri, non sembra siano trascorsi anche meno di 50 anni da quando era ancora così. Il piazzale ospita efficienti e in forma, soglio del 1938 e Dresina motore Fiat 500, beh, impegno e gran lavoro suo sono e sono stati. Partito il vapore per Paratico, mi approprio una tantum di 60 secondi 60 di video. Le immagini vanno ora a narrare quanto ardua sia l'esistenza di un povirazzo quiescente, tradotto un pensionato in sopravvivenza, messo alla porta dal mondo attivo. Mia moglie, anche se è domenica, è impegnata nel suo lavoro coi disabili. Eccomi dunque con Black, vecchierello strabonaccione. Chissà poi perché il nome Black. Ma fatto un rapporto a 100 anni. Oggi festeggio, lei ama canzoni e musiche popolari dei tempi suoi,
festeggio quello che sarà l'ultimo compleanno di mia mamma. Nemmeno ad Aloysius dispiace invecchiare, è un privilegio che il fato ha negato a tanti, tanti. E non si sente vecchio, un uomo è vecchio se vive di rimpianti e lui è sempre alla ricerca di qualcosa. Si pente solo dei peccati che non ha commesso. Pecca la grande però da ferro vipatico. Sto tornando in stazione dagli amici musineri. Così per dire, queste le condizioni del binario 2 di linea lato Brescia, appena oltre il fabbricato viaggiatori. L582, qualche E464 con le medie distanze o le doppio piano. Solo questo vedono transitare i tranquilli, per forza, vecchi rotabili. Poi, 5-6 volte l'anno, ecco il vapore. Rossano va ad aprire i deviatoi. La 640, sganciate le carrozze, ripete la manovra testa coda al treno. Altra corsetta su paratico. Estate, erba secca, il forno o la camera fumo di una vaporiera a volte lasciano tracce fumanti. Un po' di numeri di gloriose centoporte, corbellini e dell'amabile bagagliaio tutto fare. Mi ha aumentato questo, vedi che se questa cosa è spostata è salito su qua. Nelle precedenti manovre testa-coda del salto della locomotiva sentiamo quali problemi con lo snodo di un ago mobile del deviatoio. Cioè io ho sentito boom la prima volta. Adesso, quando ho girato la macchina, perché sì. Quando sono passato non ha fatto niente. Proviamo a aprirlo per vedere, eh. Per vedere la chiave. Partirà un modulo M45 e il deviatoio tornerà come nuovo per i prossimi vapori. Intanto avanti con la dovuta cautela.
Sì, prendo tempo e indugio. Una macchina termica, una vaporiera è cosa viva. Mi piace ripensare a parole che estrapolo in disordine dalla celeberrima ballata La locomotiva di Francesco Guccini. E sul binario stava la locomotiva, la macchina pulsante sembrava fosse cosa viva, sembrava un giovane puledro che, appena liberato il freno, mordesse la rotaia con muscoli d'acciaio, con forza cieca di baleno. Ecco, appunto! Poi, e la locomotiva sembrava forse un mostro strano che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite, sembrava avesse dentro un potere tremendo. A proposito, disse Gabler, se uno riesce a scrivere su un treno, può scrivere di tutto. Emerge dall'Averno Matteo, quasi un novello Plutone. Arturo, manco farlo apposta, Deux ex machina, verifica. Questa mattina, sì, non si vede, ma se metti la mano col guanto, senti che fuoco. Tutto è sempre relativo, comodi imbottiti sedili corbellini a confronto con le spartane panche in legno delle 100 porte. Non parliamo proprio di comodità e sospensioni della draisina e dei suoi fratelli maggiori. Verde, curato e sotto controllo, in stazione. Un po' meno in linea per paratico, qui l'inizio. Proibito ormai ai volontari andare in linea col Badoni ed un pianale a disarmare. Rimando a tanti miei videini pieni dell'entusiasmo dei volontari. Ora solo RFI può fare. Notata la mia funerea impronta vocale per questa noticina?
E i rotabili storici? I volontari non possono più nemmeno spostarli di un millimetro. Parafrasando Hemingway, non domandarti per chi suona la campana, essa suona per me. In arrivo, quella santa donna di mia moglie che ancora sopporta che io perda tempo coi treni. L'aspirapolvere mi aspetta.